Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di trame africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a Teccare a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.org. Gli agenti della polizia locale hanno fatto il loro dovere, hanno ricevuto una segnalazione e sono intervenuti in maniera tempestiva riscontrando la presenza sul territorio comunale di un pulmino fuorilegge che non garantiva ai passeggeri a bordo gli standard minimi di sicurezza. Gli agenti hanno accompagnato i bambini a scuola ed hanno contattato i genitori aspettando il loro arrivo. Così il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, fa chiarezza sui controlli messi a segno sabato scorso in località Piazzale Lazio ad Angri dagli agenti guidati dal comandante Anna Galasso. Sono stati controllati due pulmini che trasportavano bambini, pulmini privati, uno era in regola, l'altro no. Per fare chiarezza abbiamo anche ascoltato le dichiarazioni del comandante della polizia locale Anna Galasso e dell'assessore alla pubblica istruzione Caterina Barba. Noi abbiamo fatto un normale, regolare controllo di polizia stradale, a prescindere dal fatto che questo controllo è stato attivato da una segnalazione che ci è pervenuta. E ci siamo portati sul posto e abbiamo controllato due pulmini, di cui uno è risultato regolare e l'altro invece non è risultato regolare ai controlli di polizia stradale. Ci siamo sincerati di assicurare i bambini alla struttura scolastica nella persona della preside, sono stati affidati ai loro genitori, dopodiché abbiamo continuato nel controllo di polizia stradale. Il conducente nonché proprietario del pulmino era senza la prescritta autorizzazione, quindi non poteva trasportare nessuno in quanto era adibito ad uso proprio, e poi era omologato per 9 unità, invece ne trasportava 18 bambini. Potete immaginare quali sarebbero state le ripercussioni per un eventuale incidente stradale dovuto a quel trasporto che era inidoneo, non legittimo in quanto non autorizzato. Nel frattempo il Comune ha garantito comunque il trasporto scolastico pubblico? Certo, noi abbiamo dato comunque il servizio, chiaramente le tariffe sono aumentate perché da quest'anno praticamente il servizio del trasporto scolastico si paga in base al modello ISEE. Chiaramente i genitori hanno tutta la volontà, il diritto di poter utilizzare del servizio privato, ma non è una cosa che noi possa riguardare, l'unica cosa è che loro devono stare attenti chiaramente, perché se su un pulmino che può portare 9 bambini ce ne sono 19, credo che insomma dovrebbero un attimino preoccuparsi di dove, a chi hanno affidato i loro bambini invece che prendersela con l'amministrazione. Ma come è stato strutturato questo servizio? Vengono servite soltanto alcune zone della città? Il centro cittadino ad esempio no? No, allora il trasporto scolastico nasce dall'esigenza di portare a scuola i bambini che vengono dalle periferie. Noi abbiamo attivato 8 corse, stiamo facendo delle verifiche di bordo per verificare quanti bambini ci sono e in questo momento il servizio sta andando a regime. Quindi insomma problemi non ce ne sono sul fronte della gestione del servizio stesso? Assolutamente no, le iscrizioni sono tantissime, mi sembra circa quasi 200, per cui poi ripeto, se ci sono dei genitori che vogliono attivarsi privatamente, ben vengano, lo possano fare, ma certamente non si può negare ad un comando dei vigili di dover espletare il proprio dovere. Io credo che il comandante dei vigili urbani non ha fatto altro che esercitare la sua funzione, quella di far rispettare la regola. Mi ha dato l'opportunità questo libro di parlare di calcio, visto che io mi occupo di tante altre cose, ma il dovere morale di un ex calciatore è di dare proprio un segnale alle nuove generazioni, per cui con molta volontà e piacere ho voluto scrivere questo libro.
Ad un certo punto hai cambiato vita, sei diventato un attore, uno scrittore, burattinaio, fai tantissime cose. In questo momento hai studiato tantissimo, giusto? Molto, il metodo è questo, infatti il segreto è proprio questo. Quando si vuole cambiare vita bisogna farlo con dignità, studiando. Io ho ricominciato da capo. Tutte le attività di cui mi occupo sono frutto di grandi studi, grandi sacrifici, perché insomma, ma sacrifici che poi si rivelano grandi gioie, perché tu fai delle scoperte, sei curioso del mondo, per cui ci arrivi. Ci sono delle cose a cui non arrivi perché magari non sei portato, però il 90% dei casi quando si mette sullo studio ci arrivi prima o poi. Mobilità sostenibile, dissesto idrogeologico, promozione e sviluppo della cultura, smart cities, tutela e valorizzazione ambientale. Sono i 5 progetti candidati dalla Patto dell'Agro SPA al Fondo di Rotazione della Regione Campania. Ad illustrarli nel corso di una conferenza stampa il presidente della Patto dell'Agro Paolo De Maio, alla presenza di numerosi sindaci dell'Agro e del presidente della provincia Giuseppe Canfora. Tra i progetti anche quello di realizzare un sito di compostaggio nell'agro nella città di Sarno. Sicuramente in questi 45 giorni dalla nomina del nuovo CDA ci siamo dati come priorità quella di assicurare la partecipazione della società al fondo di rotazione, un avviso pubblico istituito dalla Regione Campania finalizzato al finanziamento di progettazioni nell'ambito della programmazione comunitaria del 2014-2020. Lo abbiamo fatto con ipotesi progettuali comprensoriali. Mi piace evidenziare che abbiamo ottenuto una delega da 11 comuni su 13 che costituiscono la Patto, oltre la provincia di Salerno, su vari ambiti tematici con progettualità e idee progettuali che nascevano da una dotazione della società e con altre che sono state realizzate grazie a una sinergia tra i comuni, con la filiera istituzionale, la provincia, la Regione Campania, con i quali appunto si è messa in moto una relazione. Abbiamo potuto, anche se in breve tempo, proporre ipotesi progettuali nuove come quella di un impianto di compostaggio dell'Agro Nocino Sarnese. Su altri fronti come vi muoverete? Ci sono progetti, non so, per migliorare la viabilità, per la mobilità sul territorio? Quali sono insomma le idee progettuali che vi stanno muovendo? Le ipotesi che abbiamo candidato al fondo di rotazione sono rivolte alla mobilità e quindi con il completamento e anche realizzazione di nuovi assi viari. Inoltre abbiamo rivolto la nostra attenzione all'aspetto culturale con una ipotesi di un percorso culturale che valorizzi i siti archeologici delle due nocere, con una nuova messa in sicurezza del territorio rispetto a una mitigazione del rischio frane, sia per quanto riguarda i comuni che hanno questo pericolo, come Nocera, Pagani, Sarno, Siano, e sia quello rivolto al pericolo delle alluvioni per comuni come San Marzano e San Valentino. 11 comuni su 13, quali sono i due comuni dell'Agro che non sono all'interno della Patto, che non hanno aderito a queste idee progettuali? Non hanno aderito Scafati per questioni di bilancio e il comune di Castel San Giorgio, che come saprete è commissariato, il commissario ha ritenuto valutare bene le proposte. La pizza, anche come attrice protagonista del turismo agro-enogastronomico, quali sono le sue considerazioni? Beh, guardi, ci troviamo in una regione importante, tanti sono i punti di forza di questa splendida regione. Sicuramente la pizza è un momento importante, perché attraverso la pizza le comunità si uniscono, è un'occasione per far conoscere la Campania, Napoli in modo particolare, in tutto il mondo. Io penso che la pizza deve essere riconosciuta patrimonio dell'UNESCO. La candidatura di Napoli a pizza patrimonio dell'UNESCO dimostra come la pizza di Napoli non ha confini, anche se la sua nascita, l'origine, la sua forza è a Napoli, per le tradizioni, per la creatività e per l'abilità straordinaria e la passione dei nostri maestri pizzaioli.
quindi è l'orgoglio di Napoli ed è anche una modalità per rafforzare il riscatto culturale ed economico di Napoli. Che identità ha la pizza? È stata identificata come americana dagli americani, quindi noi dobbiamo cercare di fare delle azioni per poter cambiare questa immagine che noi abbiamo perso, bisogna recuperarla e azioni del genere come questa sera aiutano molto a quello scopo. Ciao a tutti, My Social Recipe è il primo portale di registrazione ricette del mondo, nasce a Napoli 7-8 mesi fa e lancia il primo contest internazionale per pizzaioli professionisti a sostegno dell'arte di pizzaioli napoletani a patrimonio dell'umanità e quindi alla candidatura UNESCO della pizza. La pizza è un bene di tutti, è giusto che venga riconosciuto, quindi forza UNESCO, forza pizza e soprattutto forza Napoli. Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di Trame Africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a te care a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.org